tempie. Ciao, io mi chiamo Sidney, benvenuto sul mio canale e sulla mia rubrica Russaliana, appunti russi di un'italiana, il cui nome deriva da un blog che una volta c'era, che al momento non esiste, nel quale io racconto della mia vita in Russia. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti a questo canale e accendi le notifiche e metti un mi piace se questo video ti piace. Non voglio commentare in questo video, anche se probabilmente molti di quelli che si sono iscritti al mio canale se lo aspettano, l'attentato al Krakow City Hall, perché io non sono un'esperta di attentati e anche perché, come raccontavo in qualche video precedente, io in questo momento trascorro la maggior parte del tempo in casa con una bambina neonata, quindi anche se mi è stato chiesto da altre persone che tengono podcast sulla Russia e cose varie di raccontare un po' come si sta vivendo nella città il panico dopo l'attentato, io non posso raccontarlo perché esco molto poco, quindi non saprei davvero cosa dire, a parte il fatto che quella sera ho sentito gli elicotteri passare sopra casa mia e che conosco alcune persone che conoscono altre persone che si trovavano lì in quel momento. Però più di questo non posso dire niente. È un'altra la cosa di cui voglio parlare in questo video. È la Maslenitsa, che è passata già da 2 settimane, che non ho mai raccontato in video, se non in un video vecchio del 2015 postato su questo YouTube, ma molto tempo fa, quando non capivo come funzionava YouTube e anche quando non sapevo come fare dei bei video. Secondo me la Maslenitsa è una festa molto importante nella cultura russa, che precede di 40 giorni la Pasqua e che quindi equivale al nostro carnevale, soltanto che durante la Maslenitsa non ci si traveste. La tradizione è quella di onorare il sole, secondo una tradizione pagana mi pare di capire, preparando questi blini che sono un po' come le crepe, sono rotondi, sono di colore dorato, si fanno con farina, latte, uova e un po' di bicarbonato di sodio, si mangiano con marmellata, smetana, cioè la panna acida, oppure caviale, e si festeggia all'aria aperta, si celebra l'arrivo della primavera. Ci sono molte feste di Maslenitsa che vengono organizzate proprio nei boschi. Io ho avuto il piacere di partecipare a qualcuna di queste feste durante i miei primi anni in Russia. Si costruiscono castelli di ghiaccio in cui avvengono spettacoli, cacce all'orso, anche giochi goliardici, non so, come uomini forzuti che si arrampicano sopra dei pali per prendere a botte un sacco dal quale cadono i dolci. La Maslenitsa dura diversi giorni. L'ultimo giorno della Maslenitsa, che è la domenica prima dell'inizio della Quaresima nella Chiesa ortodossa, si chiama la Domenica del Perdono, che è un nome che mi piace tantissimo, mi ha sempre affascinato questo nome di questa giornata, la Domenica del Perdono, in cui bisogna perdonarcisi tutto. Una cosa molto importante che si fa durante la Maslenitsa, e in particolare nel giorno della Domenica del Perdono, è dare fuoco a un pupazzo che rappresenta l'inverno, come anche molte culture nord europee, rappresenta tutto ciò di vecchio, di sorpassato, di negativo, che va bruciato per fare posto alla nuova vita che porta la primavera. Come voi avrete capito, la Maslenitsa ha anche coinciso con le elezioni in Russia, molto molto divertente in questo fantastico paese, perché io dico sempre che è un paese fantastico. Molte persone hanno pensato bene non solo di dare fuoco a un pupazzo, ma di dare fuoco a interi seggi elettorali, e l'hanno fatto in questo modo. C'è questa signora simpaticissima che senza nemmeno scomporsi esce dal proprio gabbiotto. Oh, sono dato fuoco alla scheda! Contemporaneamente, mentre qualcuno dava fuoco ai seggi elettorali, dava fuoco alle cabine elettorali, dava fuoco alle schede, in segno di protesta, anche in segno di liberazione, no? Questa liberazione che porta la Maslenitsa, qualcuno bruciava
un grosso pupazzo di Biden celebrando Putin e con l'augurio di liberarsi dell'influenza dell'Occidente, del pensiero occidentale. Cioè, non lo so veramente che cosa abbiano in testa queste persone, però tutto molto molto buffo e molto tristemente divertente. И мы из отряда Путина поддержим его. Сегодня мы сжигаем главного вампира мира. Ура! 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 Чтобы это погасло! Вампир мировой! Гори! Без остатка! Non c'è molto altro che posso raccontarti per il momento, ci saranno nuovi video in arrivo con i miei tempi, che spero non siano troppo lunghi come al solito. Iscriviti a questo canale, racconta di questo canale a qualche tuo amico che in questo periodo si interessa di Russia e vuole sapere che cosa sta succedendo, perché finché io sono in Russia ne approfitto ancora per parlarne un pochettino. Ciao!